Allora, quello che mi dà fastidio, quello che Lambrenedetto gli dà fastidio, è che ancora una volta, mi tocca a me dirvi delle cose che la televisione vi dovrebbe dire, le radio vi dovrebbero dire, ovviamente le radio, i programmi seri, non i programmi magari per ridere come quelli del mio amico Ferrari, di Ciao Belli, che ogni tanto mi trasmette. Saluto Roberto, grazie che ogni tanto mi trasmetti, così ci divertiamo. Allora, ci sono trasmissioni radio, tra virgolette, serie, che dovrebbero dirvi di queste cose, o anche i programmi televisivi. Perché devo ogni volta tocca che Lambrenedetto vi deve dire certe cose. Apretto una parentesi, Lambrenedetto aveva pronosticato in un'intervista che al mese di luglio sarebbe sparito il nostro amico Gino Virus. E vedo che non l'hanno trasmessa. Forse dà fastidio far vedere che quelli del mondo del web ne conoscono e ne sanno di più del mondo del mainstreaming tradizionale. Continuiamo. Al mese di febbraio, ok. Pronosticai una settimana prima del crollo grande dei mercati che arrivavano gli sberloni. Perché? Perché avevo visto che i grandi hedge fund, come quello di Bridgewaters, si stavano posizionando utilizzo dei termini semplici per far capire alla gente, si stavano posizionando per speculare a ribasso. Ok? Quando i mercati sono crollati, cosa vi ho detto? Trappola del toro. Quella che c'è stata, il grande rimbalzo, una V-shape, un rimbalzo a V e compagnia varia. Ma perché? Ma perché? Ma perché nessuno in questo momento ha i controcoglioni, le capacità, la conoscenza di dire, esporsi e raccontare le cose come stanno andando? Perché? 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 Perché magari non vogliono farlo sapere, perché non lo sanno fare, perché non ne capiscono niente, perché sono lì che non sanno neanche loro dove cazzo stanno al mondo. Ma io dico, ma perché io che faccio project engineering, che faccio progettazione, che sono in un ingegnere, che ne capisco di tutte queste cose, ne capisco anche di questo, mentre loro invece non capiscono di zero. Perché è l'ABC, ma dovreste studiare qualcosa. Ok, posso capire qualcheduno che sta in qualche isoletta, che non ne sa niente, non sa fare neanche uno più uno, ma voi dovreste raccontare agli italiani comunque che cosa li aspetta. Che cosa li aspetta? Perché in una bolla che stanno costruendo di nuovo, alimentata dalle banche centrali, quindi non un'economia reale, in cui i grandi cagnoni si stanno portando, questi mica sono dei pirla, questi, gli indici azionari salgono, i loro titoli salgono, le loro stock option le vendono al momento giusto, l'hanno già fatto nel 2000 queste cose, facendosi un pacco di soldi. Stanno svalutando il dollaro, stanno aumentando le materie prime, stanno creando inflazione, stanno creando una situazione di economia disastrosa. Perché tutto questo non si ripercuote nell'economia reale, il mercato è fermo, il mercato è fermo, la gente non consuma. Cioè, ragazzi, ci sono tutte le prerogative che dopo la creazione di una bolla, perché quando le bolle scoppiano funzionano sempre allo stesso modo. Si creano le bolle, ok? 2010-2020, scoppio della bolla, cigno nero che c'è stato. Ritorno più o meno alla normalità, tutte le volte funziona così e poi partono gli sberloni. Questo è quando c'è lo scoppio di una bolla su qualsiasi cosa, dai tulipani a quello che volete. Allora, quando adesso stanno pompando l'oro, io non so quando scoppierà, magari fra 6 mesi, 5 mesi, già è passato i 2000, quando scoppierà farà la stessa identica cosa. Scoppio, discesa, risalita. E collasso, collasso, spianata. Perché le televisioni non vi raccontano che siamo all'anticamera della spianata? Che tutte le mosse che hanno fatto i signori cagnoni della cricca sono
per la spianata, perché l'economia non funziona così. Hanno creato tutto un artificio per cui a breve può essere settembre, può essere ottobre, può essere novembre, to. Arriviamo a fine dell'anno, ma magari, ma forse anche di meno. E partono gli sberloni, quelli veri, quelli duraturi, non lo sberlone di un mese e mezzo dello scoppio della bolla, ma gli sberloni che durano 2-3 anni, gli sberloni che fanno male, perché sono meno forti dello shock iniziale, ma sono continui. E pam, e pam, e pam, e pam, e pam, e pam, e pam. Tutto si deve sgonfiare, tutto deve tornare alla normalità. Il ratio deve tornare alla normalità. Funziona così? Ha sempre funzionato così. Quelli che vengono a dire, ma questa non è una crisi economica, è una crisi sanitaria. Questi qui non riuscirebbero neanche a fare 2 più 2. Questi di economia non capiscono un cazzo. Dovrebbero tornare alle elementari. Ok, allora ragazzi, noi siamo in questo momento qua. Noi siamo in questo momento qua. Qua siamo. Possono tirarla ancora un mese? 2 mesi? Possono ancora un pochino crescere? Poi ci si inizia a divertire. Consiglio mio, iniziate a accumulare short, pesante. Allora, perché le televisioni non vi raccontano che sta arrivando la spianata? Da dove comincia la spianata? La spianata, ovviamente, io sto parlando per sistemi neoliberisti, perché in Russia non gliene fotte nulla. Anzi, le materie prime stanno salendo e stanno guadagnando miliardate. In Cina gliene può fottere di meno, altro sistema Silovik, quindi non gliene fotte un cazzo. La spianata comincia dal paese degli spianati, numeri uno, che sono già straspianati, ma adesso inizia il bello, sono gli Stati Uniti d'America. Tutto comincia sempre da loro e poi si ripercuote in Europa. Ragazzi, in America a breve inizia la spianata, simile al 29 o simile al 2000. Fate voi, fate Bobis. Si inizia a spianare, perché adesso tutti, se tu vai a vedere, ci sono tutte le prerogative per l'inizio della spianata. Ok, stanno creando inflazione, stanno pompando, roba. Fino a un certo punto la Fed può tenere in vita questo malato morente. Poi arriva la spianata che farà disastri sociali, disastri economici per 2 anni, / 2 anni e mezzo. Allora, quella del 29 è durata quasi 3 anni, quella del 2000 è durata 2 annetti qualcosa, mediamente 2 anni. La crisi dura 2 anni, non dura un mese. E sarà un continuo massacro. Ma perché le televisioni non vi dicono niente? Ma perché non vi raccontano queste cose? Cioè, perché non vi dicono queste cose? Ma voi direte, ma perché i cagnoni ogni tot tempo, 2000, Lehman Brothers, dot.com, perché loro fanno questo? Lo sapete perché fanno questo? Perché loro gestiscono tutto, loro sanno quando inizia, ok? Quindi vendono alto, hanno degli strumenti per guadagnare a ribasso e poi, una volta che tante società sono fallite, tante società sono spianate, tante situazioni sono spianatissime, loro arrivano e comprano tutto a poco prezzo. Questo è quello che loro sempre fanno, ok? In questo momento la gente
non è ancora spianata. Non siamo nel 2000, nel 2008 che la gente, oddio, non vedeva tutto nero. Deve iniziare la spianata. La spianata deve ancora cominciare. La vera spianata. Quando poi saranno tutti spianati, allora lì loro comprano, come hanno fatto in passato. Funziona così l'economia. Lo so, fa schifo, è un mondo che fa schifo. Questo è il neoliberismo di merda. Però funziona così, ragazzi, funziona così. L'economia funziona così. Poi ci riprenderemo fra 3 anni, 4 anni, tireranno là ancora 10-12 anni e poi si inventeranno una nuova stronzata. Cioè, inventeranno qualsiasi minchiata, cioè, ha scorreggiato, che ne so, ha fatto la scorreggia un pinguino in Antartide e allora non va bene. E loro, sono loro che decidono. È la cricca che muove i fili, non siamo noi che non muoviamo i fili. Noi dobbiamo sapere che ogni tot anni c'è questo. Ok, quindi il turismo verrà spianato per i prossimi 2 o 3 anni. Le case perderanno valore, molte aziende purtroppo falliranno, sarà una crisi veramente pesante, 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 speriamo in bene, speriamo in bene. Peccato, peccato che la televisione, le radio, le robe non vi dicono un cazzo di questo.